dibattito, sicuramente un excursus legale che è importante farlo, sono cose che noi ci diciamo sempre tutti i giorni da 10 anni, sempre con elementi più. Sarebbe interessante queste cose spiegarle anche a chi poi deve prendere decisioni, quindi i tecnici, gli uffici, i primi cittadini. Il geometra motivo. Perché che noi possiamo essere d'accordo o meno, ma poi domani, dopodomani, si continueranno a autorizzare parcheggi dove a ben vedere o non si potrebbero autorizzare. Allora, quello che io. Oggi noi possiamo fare il bilancio e parlare del fenomeno, perché sono passati tanti anni. Quando inizia una cosa uno non si rende conto, dopo 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni, dice, ma che stiamo facendo? Gli effetti sono quelli. Allora, le promesse sbugiardate, i propositi millantati di risolvere il traffico, di togliere le macchine dalla strada, di ridurre l'inquinamento, non è successo niente, le macchine sono sempre le stesse, però ci voleva poco a capire che tu in un box interrato con la Sarcinesca la macchina la metti a dormire, non la metti quando vai a prendere il pane, porti il bambino a scuola, vai al cinema o giri o fai le tue cose, quindi questi box interrati è chiaro che non avrebbero mai risolto il problema del traffico, ma c'è di più, questi box interrati che tali dovevano essere in parecchi casi non sono box. Allora, vogliamo capire, intanto c'è una forzatura delle leggi da parte di chi le sta forzando per degli interessi, è inutile nascondere, ci sono le lobby, ci sono gli accordi politici, ci sono gli imprenditori, però c'è anche il non rispetto delle leggi, perché a me se non concesso che tutti i parcheggi fatti siano legali, leciti, conformi ai progetti e giusti, poi andiamo a vedere se ci stanno le macchine, non ci stanno le macchine. Troviamo supermercati, troviamo palestre, troviamo uffici, troviamo bar, ora a Santa Teresa è uscito un bar in un box auto autorizzato il 14 di agosto, il Blue Bar, un bar in un bar, ci sono officine, ci sono abitazioni, gente che va a abitare, e secondo me non sono, ma ancora di più, allora, io vorrei fare un documentario per le locali di una buona trasmissione televisiva, andare nel parcheggio Cavotelle, che uno forse le più intelligenti e vedere di notte la vita sotterranea che noi abbiamo, non è la Napoli sotterranea, è la piano sotterranea, band musicali che provano, ci sono band che provano, ci sono gente che costruisce palloncini, c'è un meccanico che aggiusta i motorini e li prova, uno facendo rombare per tutte le rampe su e giù, ci sono gente che va a dormire, qualcuno si fa pagare, qualche prostituta, cioè è una città, stiamo creando delle città, abbiamo una bellezza enorme in questo nostro territorio, lo stiamo distruggendo per vivere sotto terra, con una bruttezza esasperata, perché anche gli elementi costruttivi, anche il verde sopra, la legge prevede che una volta distrutto il paesaggio va ricostruito in modo uguale, preciso, con il numero di alberi uguale per numero, specie ed età. E questo è la legge, quindi la legge dice, vabbè, io levo tutto, poi rifaccio come era prima, perfetto, mi può ancora stare bene. Ma perché non l'età no. Specie, numero ed età. No, tipologia. No, specie, numero ed età. Perché, perché età? Perché dice, laddove ci sono esemplari di notevole interesse botanico, vanno salvaguardati. Allora, perché non succede che non si mette, sopra questi box, il velo di terreno promesso non viene spesso messo? E chi lo mette? Chi viene fatto male? Perché viene fatto male, ma andiamoci a leggere le perizie di questi agronomi che li stiamo foraggiando, gli agronomi dovrebbero dire all'associazione ambientalista grazie, perché li stiamo facendo lavorare. Allora, le perizie prima dei parcheggi dicono che si tratta di un museo degli orrori, gli alberi sono malati, hanno il mal secco, è uno schifo, il pergolato è abbandonato, il contadino è povero, e dopo aver fatto il box out, ci stava il sesto di impianto, il limone IGP, la coltivazione DOC, la Solagri, produrranno reddito, il contadino sarà ricco, dopo... E invece i fatti oggi smentiscono queste cose. Allora, la prima cosa che noi diremo, andiamo a controllare chi non ha messo le macchine, chi non ha messo il terreno, chi non ha messo i pergolati, chi non ha messo gli alberi. Perché non viene perseguito dall'amministrazione? Perché se ne frega. Poi, perché? Perché c'è la... Ha fatto una piccola cultura del... Perché c'è l'interpretazione forzata di queste leggi? Perché è chiaro che si vuole lasciare al privato di costruire il parcheggio laddove ha interesse a farlo. Cioè, ecco che la politica ha fallito, perché l'imprenditore mette i soldi, fa i soldi perché l'imprenditore fa il suo lavoro, non è che deve perderci, ma prende anche il terreno, se il suo. Allora il parcheggio dobbiamo fare a casa di Gaetano Maresca e non a destra, perché che avrebbe senso, perché Gaetano ha interesse a farla a casa sua. Ecco perché i parcheggi, vengono fatti in posti che non sono neanche strategici urbanisticamente, e abbiamo tanti di quei parcheggi. Poi c'è una pianificazione, allora noi abbiamo chiesto agli uffici con un lavoro in mano, siamo andati da Vico a Massa, a San Daniele, a Meta, siamo andati ai capi degli uffici e abbiamo chiesto quanti parcheggi box esistono nel vostro paese, non lo sanno.
Non lo sanno, perché non c'è una pianificazione, Sant'Agnello c'ha un piano urbano parcheggio, un PUP ci ha dato delle statistiche, ne faremo 1800, 300, non faremo, ma non ti sa dire quanti sono. Però hanno pianificato che quello sarà il ranch, sarà il numero dei parcheggi, ma gli altri, quindi abbiamo lasciato alla pianificazione l'anarchia al privato. E quali sono le controindicazioni? Le controindicazioni che ci sta distruggendo il territorio. Veniamo al parcheggio di San Michele. Non ci sono... Io permesso che non c'è mai nulla di personale, lo dico tutti ai nostri, non abbiamo nemici, abbiamo avversari, però noi siamo tenaci e coerenti nelle nostre battaglie. Anzi, io un rammarico, un dispiacere, credetemi, tutti gli anni il tempo perso da parte delle energie, risorse umane, risorse economiche, per contrastare, per analizzare, impugnare atti palesemente legittimi, incostituzionali, in questi anni, tutto il tempo preso per bloccare le opere maldestre di un nucleo di tecnici, di politici, di amministratori, poteva essere speso da tutte le associazioni per fare cose positive. Cioè noi non riusciamo più a fare una cosa positiva, a dare l'esempio positivo, perché non ce lo fanno dare. Fallimento anche a livello nazionale. Assolutamente, e stiamo sempre in trincea a combattere l'energia. Il parco giochi di via San Michele, quando fu deciso in base agli standard di espropriare delle aree per farle a verde, perché è uno standard, perché la gente a Milano, quando hanno fatto... Dovrebbe essere un parco pubblico. Il sindaco Moratti, prima delle elezioni, fece una petizione, dice: cosa vogliono i cittadini di Milano, città che ha raggiunto i problemi a mille, a volte problemi per risolvere, basta andare nelle città del nord, d'Italia anche, ma anche all'estero, e vedere come hanno risolto e copiare. Basta copiare gli esempi positivi. I cittadini hanno detto: al primo posto vogliamo l'aria pulita, al secondo posto vogliamo più alberi, poi vogliamo un parco ogni 500 metri, perché noi dobbiamo uscire col passeggino, col bambino, il vecchietto c'è il bastone. Quindi ecco. Ci sono altri problemi. È una petizione, è un'esigenza legittima che hanno espresso i cittadini di una città come Milano in una petizione. Dopodiché il sindaco ne ha preso atto, perché lui, oltre a dare atto ai imprenditori che portano i voti, ha dato anche ascolto ai cittadini e ha cominciato a mettere alberi dappertutto. Ma Milano, quando mette gli alberi... Torniamo al parco giochi. Quel parco giochi di via San Michele, insieme a quello più in alto, sopra il Pauciano, è stato fatto con un finanziamento pubblico di 2 miliardi di vecchie lire. Cioè noi abbiamo chiesto dei soldi alla comunità europea per fare dei parchi giochi. Abbiamo preso i soldi, l'abbiamo usati bene, male, non so a dirlo. So solo che lì c'era un aranceto, è stato spiantato ai tempi di Geppino Russo, poi con la promessa di mettere gli alberelli gnomi, oggi io so quello che ci sta mosso, dopo 15 anni sono ancora alberelli gnomi, questo a dimostrare come gli alberi poi crescono veloce, eccetera eccetera. 15 anni, un cancello chiuso, non hanno perché aperto, perché devono essere prima di allora, aspettare l'ordinanza sul pericolo di incendi, esattamente. Abbiamo privato sullo studio che faccio lì, per cui lo vedo una volta l'anno, in abbiamo privato 2-3 generazioni di bambini della possibilità di avere un'area aperta. Allora io dico, ora che il comune chiede 1.850.000 euro per fare un parcheggio pubblico, intanto restituite 3 milioni. È aumentato il costo. La prima stima era di 1.800.000 quando hanno iniziato i progetti. Restituite i soldi nostri alla comunità europea per un servizio e per un'opera che non l'avete fatta, ma l'avete tenuta chiusa. Quindi, io non parlo con te, tu ti trovi coinvolto in quanto... Allora noi diciamo su quel parco all'amministrazione comunale: voi avete un parco, ridateci il nostro parco. Poi volete fare un'opera pubblica, intanto il primo progetto era di box privato, quindi la prima opposizione fu modificato. Conosci la storia? Sì, poi fu rimodificato perché ulteriormente. C'è un perché non è che devi vedere i fini speculativi. All'epoca si ragionava e non c'era la possibilità di poter recepire finanziamenti. Allora, la volontà di fare l'opera, almeno questo dal punto di vista dell'architetto, poi non sono l'amministratore che cosa dovesse fare. Io ritengo ancora fondamentale quel parcheggio, perché per me è un'opera pubblica. In che senso? Che serve esclusivamente a rendere pedonale finalmente il centro storico di Piano. E questa è un'altra cosa su cui mi permetto di dissentire. Pure io ho dei dubbi. Perché noi abbiamo un vicoletto che parte da Piazza delle Rose e arriva alla chiesa di San Michele. Saranno 200-300 metri. Ci sono 18 stalli blu, 18 strisce blu. No, ma saranno sempre vuote. Ma se noi teniamo 18 strisce blu, non c'è bisogno di fare 101, no, 110. No, il problema è un altro. Il problema è che quelle strisce davanti alla chiesa sono quasi sempre vuote. Perché poi ci sta anche un problema culturale. C'è anche un problema culturale. Perché io lo voglio vedere. Perché io poi voglio vedere chi va a fare la spesa a via San Michele, che lascia la macchina dentro al parcheggio e se ne risale a fine. Voglio vedere. Poi non parlo più. Allora, e voglio vedere pure i commercianti di via San Michele. L'opera viene lanciata come necessaria per chiudere 200 metri
di centro storico al traffico, benedetti Dio, le città chiudono 6 km, noi dobbiamo chiudere un vicolo, non ci riusciamo, allora vogliono fare questo parcheggio, perfetto, ma il parcheggio fatto nel cuore, nell'epicentro di un centro storico, mi sembra quantomeno... Guarda che l'ingresso al parcheggio. Viene da Via delle Rose, viene da Via delle Rose, ma avete mai provato a scendere dalla Via dei Platani facendo Via Cavottelle, l'incrocio con i Carabinieri, poi vi incrociate nella Piazza della Repubblica? Tra la pescheria, il Conad, la posta, la biblioteca, è il budello più dove uno viene da bestemmiare inevitabilmente. La Piazza Conta, Piazza Mercato. Ma allora, più di... Ascoltami, dovendo scegliere la locazione di un parcheggio, più è nella fascia esterna, più permetteremo al centro storico di chiudere al traffico. Perché se tu devi arrivare con la macchina nel cuore del centro storico, mi sembra risibile la stessa esigenza di partenza. Uno studio della mobilità, dei flussi, dei pullman, di come arrivano di come ci muoviamo nei cittadini all'interno del territorio generale, comprensoriale, non solo di piano di Vincenzo, sorrento. Assolutamente. Però, tu hai una, però a piano di sorrento c'è una grande mobilità in te. Allora, noi che andiamo a vedere che a piano, nonostante hanno inventato i parcheggi terrati a piano, nessuno forse ce lo dimentichiamo. Ma chi detto per te? L'architetto Raggiulo ha inventato i parcheggi. Oggi Tres, oggi Palestra, oggi Officina, oggi Officina. Per capire dove stanno i parcheggi, sono i nomi dei negozi, i nomi dell'attività commerciale. Nonostante tutto, poi la speculazione e l'investimento degli imprenditori, facciamolo finire, sennò si perde l'unicità del ragionamento. È anche il motivo per cui non tieni i parcheggi pertinenziali. Non ho capito. Questo è anche il motivo per cui non hai parcheggi pertinenziali. Perché gran parte di quelli che dovevano essere parcheggi pertinenziali sono diventati altri. Questo è indubbiamente. Sentiamo il ragionamento del computer. Non sospesi, nonostante l'ondata di Boxlandia con le varie leggi 2001-2004 e modifiche, nonostante tanti, perché piano è al primo posto come numero di box, potremmo essere, se non fosse per quattro pazzi ambientalisti e tecnici esperti e rompiscato, potremmo essere all'anno zero. Perché un comune che millanta un piano che si chiama Piano Futura e riesce a unire, questa è un'opera assolutamente, gli va dato atto di questa capacità, ma io la trovo devastante. Sentiamo un momento. C'è una capacità della nostra... Ma perché piano? Io spesso mi dico, perché sempre piano, sempre piano? A parte che io ci abito, quindi ci sono nato e amo il mio paese. Però non è un caso che a piano succeda tutto questo. Quando in un progetto che si chiama Piano Futura vengono proposti tanti di quei 36 opere, di cui parecchie anche utili e meritorie, altre legate ai parcheggi interrati, noi rischiamo oggi di essere all'anno zero, perché i parcheggi che vorrebbero fare piano sono così tanti che voi neanche li immaginate. No, se vuoi giudici delle macchinette. E quindi praticamente quando ci accorgiamo che vicino al parcheggio di San Michele, nella fattispecie sotto al parco giochi finanziato con i soldi della Comunità Europea, ci sarà il parcheggio di fronte alla stazione della circumvesuviana a 50 metri, poi ce ne sarà un altro sopra Santa Teresa alla sinistra delle scalette salendo, poi ce ne sarebbe un altro giù a Piazza del Carmine, cioè ci accorgiamo che nella stessa area in 500 metri ci sono quattro parcheggi di 110, poi ci stanno in Lella, non te lo 110 300 200 700 andiamo a costruire 2000 la piano sotterranea. Sì. Allora, o misti no però, a rotazione. Allora, la mia domanda è questa: vogliamo fare San Michele? Non facciamo quello di fronte alla stazione, vogliamo fare quello della stazione, allora San Michele non serve. Cioè, mettiamo in rete, pianifichiamo, razionalizziamo. Poi l'ultimo aspetto, io ritengo che in un metro di terreno, più che metterci un verde pensi in un arredo urbano, come fanno nella piazza di San Babbi all'ottavo piano, non si possa fare. Allora, avere un parco urbano, come noi sogniamo di fare, con dei lecci che crescono, delle querce, degli aceri, un laghetto, cioè un polmone di verde nella città, quel parco potrebbe essere un'ottima idea, una bella scommessa, ed è qua dietro. Fare il verde pensil attrezzato dopo aver fatto il parcheggio non è la stessa cosa. Indubbiamente è una modifica dello stato dei luoghi, questo è chiaro. Non è più un'area libera, l'ultima cosa, però che ci voglia un metro, 1,50 m.